tutti, ma che splendida giornata e benvenuti in Piazza Napoleone. Anche quest'anno l'associazione Don Franco Baroni Onlus è qui in Piazza Grande con una serie di appuntamenti musicali, abbracci di Natale. E questa mattina tutti assieme faremo il giro tondo aspettando il Natale. E questa mattina abbiamo per tutti i bambini Babbo Natale che è arrivato in carrozza, ma abbiamo anche, io vorrei fare un forte applauso al sindaco di Lucca, al professor Alessandro Tambellini, un grandissimo applauso. A questo punto io vorrei lasciare la parola al sindaco di Lucca. A me piacerebbe che stamani parlasse soprattutto Babbo Natale, perché l'occasione è questa. Qui abbiamo un Babbo Natale straordinario, speciale. Guardate, siamo venuti da luoghi lontanissimi, atterrati in Piazza Santa Maria e arrivati qui con la carrozza. È stato un viaggio straordinario per incontrare voi. Perché incontrare voi? Perché ci fa piacere avere a che fare con voi ragazzi che avete in mano le sorti di questo Natale. Perché non dimenticate che il Natale alla fine è la nascita di un bambino. Un bambino che poi racchiude in sé tanto mistero da aver cambiato la storia del mondo e da averla fatta più buona e più bella. Per cui il mio augurio di buon Natale è proprio in quella direzione, perché sappiate interpretare ciò che di buono e di bello c'è nel mondo. Questo è l'augurio del sindaco di Lucca. E ora sentirei direttamente ciò che ha da dirci Babbo Natale. Cari bambini, già da anni io vengo a Lucca perché è una città un po' magica e piace venire qua. Vivo nei boschi e soltanto in questo periodo sto venendo in queste zone perché da alcuni anni i bambini scrivono molto meno letterine, quindi i folletti, gli gnomi sono un po' affaticati quando si carica la grande slitta. Non si sa mai quello che uno desidera. Sarebbe bello che questi bimbi scrivessero tante letterine e portassero anche qualche bel disegno a Babbo Natale, che farà piacere vedere lo spirito del fare i vostri pensieri attraverso un disegno. Un'altra cosa, io vivo nei boschi molto folti, ma da un pezzo a questa parte è successo qualcosa. Stanno seccando tante piante. Sai, sindaco, i nostri boschi sono messi molto male. E quindi è fatica starci dentro, c'è tante piante che cadono, tante piante che muoiono proprio per l'inquinamento, bisognerebbe cercare di fare qualcosa per salvarle. Io vi ringrazio bimbi, scrivete tante letterine e portatele qui alla casina, mi farebbe piacere. E ora presto si farà un bel giro tondo, va bene? Grazie, ancora un applauso a Babbo Natale. E allora, prima di iniziare questo giro tondo aspettando il Natale, io vorrei chiamare, è arrivata la dirigente scolastica Donatella Buonriposi, che l'accogliamo con un grandissimo applauso. Buongiorno Donatella, ben arrivata, buongiorno. Prego, i bambini sono qui che stanno aspettando il giro tondo e mentre aspettano il giro tondo cantando delle filastrocche bellissime, io do la parola a lei. Allora, grazie, buongiorno. Io ho già avuto modo di sentirli, so che sono bravissimi. Intanto prima stavano facendo le prove qua dietro. E vi voglio fare davvero tanti complimenti perché sono ragazze, è un gruppo che passando dalla scuola primaria alla scuola media è rimasto ancora unito in qualche modo, e questo grazie a una persona che li ha sempre seguiti, la maestra Patrizia Piccinini, che gli facciamo un applauso a questa maestra. E poi naturalmente anche i genitori, perché sono stati un elemento importante e fondamentale, perché la maestra ha potuto fare tutto questo anche perché ha trovato una grande collaborazione da parte delle famiglie. E quindi davvero un merito, un plauso, perché la loro partecipazione, la loro presenza in tanti anni
insomma, hanno davvero avuto una prova di resistenza, mi ha detto un papà, e dice la maestra Piccinini ci ha tartassato per anni e continua ancora a farlo, e noi siamo contenti, magari avessimo tanti insegnanti così. Quindi ragazzi, grazie, auguri grandi, grandi di buon Natale e buone feste a voi, a tutti i vostri genitori, ai nonni, a tutte le famiglie. Grazie, grazie maestra. Grazie davvero ancora a Donatella Borriposi, la dirigente scolastica, grazie mille per la sua presenza e grazie anche al sindaco Alessandro Tambellini di essere stati qua. Io voglio chiamare adesso l'insegnante Patrizia Piccinini. Insegnante Patrizia, buongiorno. Buongiorno Patrizia. Io do la parola a lei perché vorrei che lei presentasse questi bambini. Va bene, buongiorno. Allora, io volevo ringraziare bambini e genitori, ma spendere anche una parola per quei bambini che sono venuti piccini picciò, che sono venuti dalla scuola primaria di Santa Maria Colle, che è la mia classe di quest'anno, e sono quattro bambini che stamattina potevano starsene a letto, come gli altri del resto, e però hanno rinunciato a qualcosa per venire a cantare. Ringrazio anche i miei ex alunni, ma che sono sempre miei alunni, perché hanno rinunciato l'altro giorno a un'ora di prove e a un'ora di compito, che è tanto e veramente notevole alla scuola media, per fare le prove. Hanno rinunciato ad avere una domenica per venire qui. Forse è più il piacere di stare assieme che non quello di restare a letto. Il gruppo a cui ho dato un nome è Matika on Hauska, che vuol dire la matematica è divertente, perché è nato tutto a causa di un libro di matematica finlandese. Quindi, ora bimbi, fate un applauso ai bimbi che sono bravissimi. Sì. Allora, li faccio salire sul palco, va bene? Allora, bimbi, venite, salite su. Sì. Allora ragazzi, adesso ci siamo. Io voglio salutare ancora una volta il sindaco Alessandro Tambellini. Grazie sindaco, grazie, ma un impegno urgentissimo, grazie mille di essere stato qua, grazie davvero. Allora, i bambini si stanno preparando. Babbo Natale anche tu, non scappare, mi raccomando. Io nell'attesa vorrei anche, cosa che non ho fatto, ringraziare anche il signor vetturino Pietro Osenga, che ci ha accompagnato con la sua carrozza questa mattina. Grazie anche al signor Pietro. Dunque, che belli bambini. Allora, io direi di iniziare, io darei ancora la parola a lei, così ci presenta i brani. Man mano che canteranno i bambini presenteremo i brani. I brani sono canzoni finlandesi e poi ci saranno canzoni in altre lingue, ma è tutta una sorpresa. La prima canzone si intitola Rati Ritiralla, che vuol dire trallallero trallallà, parla del ghiaccio che arriva, del Natale e del Natale del freddo, e i bambini che ringraziano il ghiaccio, sono bambini finlandesi naturalmente. Devo dire che i bambini di prima hanno imparato la canzone e la canteranno anche loro, quindi questo ci fa proprio soddisfazione. Allora, Ratiri tiralla, tulita al vialla, pura parta tu scutucca, lumi vita arma succa, ratiri tiralla, sella in e non alla, ratiri tiralla, misa e vialla. Conta poi antunturenta, la villa stella e tumilta, ratiri tiralla, sienta cui alla, ratiri tiralla, mica te chi alla,
un mezzo amputa ixi ya 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 ve canta vixi ra tiri tiralla ci date chi alla ra tiri tiralla chi vinte chi alla la villa se la schedella l'ustella ya laule schella ra tiri tiralla chi docci alla. Allora, Tati Monica, c'è la musica, non state con le mani in tasca, andate un po' tra bimbi, andate indietro, perché... Oh, così. Vai, così, indietro, attenti che voi mettete, no? Sì, certo, si fa. Allora, questa canzone parla di Tati Monica che è ausca, cioè che è divertente, che è buffa e va al mercato. A Tati Monica dondola tutto, dovete indovinare voi che cosa dondola a Tati Monica. Allora, la prossima è Popsi Popsi Porcana, che parla dell'importanza di mangiare la frutta. Tra l'altro mi viene in mente ora che c'è proprio un progetto con le mense comunali che stanno distribuendo la frutta ai bambini, quindi è proprio, capita proprio a puntino. Ora voi, devo precisare una cosa, vedrete i bimbi non con Popsi Porcana ma con altre canzoni col cellulare, ma non perché leggono il cellulare e si messaggiano mentre cantano, è perché a volte c'è un po' di ruggine perché sono dei mesi che non ci troviamo per provare, quindi invece di stampare e consumare carta io ho inviato
sul cellulare e loro la leggono sul cellulare la canzone, va bene? Allora, sì, chi c'era? Luca. Allora, aspetta, non metto. Nella foresta che poi si rivela più pauroso di un gatto. Allora, vai. Ed essa un buoi,
Vuole sa o l'ora, vuole sa o l'ora. Si da e voi ilita, si da e voi ilita, si da e voi alita, si da e voi alita, si da e voi chierta, si da e voi chierta, nati umenna l'uola, nati umenna l'uola. Uoma san pibi, uoma san pibi, uoma san chibi, uoma san chibi, darvan permosta. Darvan fermosta, darvan carvaista, darvan carvaista. Ilejana! Oi chini, ti vuoi finita. C'è piccola barilla. Allora, i nomi, non vi abbiamo detto i nomi dei bambini, ma vorrei dirli in fondo perché così ve li ricordate meglio, perché Dulcis in fondo. Allora, ripetuti. Bene, dovete indovinare, questa è la versione finlandese di una canzone che è anche italiana, inglese, eccetera, è stata tradotta in tante lingue. E dovete indovinare che canzone è. Dai, vado. Pecora, tipo lambari la olitalo, iala iala ei, bari se oteli lampai tanza, iala iala ei, mamma se la ya mamma tala, se la ma tala ma, yaga pole mamma, iala iala ei, maiale, tipo lambari la olitalo, iala iala ei, bari se oteli porza i tanza, iala iala ei, roro se la ya roro tala, se la ro tala ro, yaga pole roro, iala iala ei. Mucca, pippo lambari, la olitalo, iala, iala, eh. Bari se oteli, le mianza, iala, iala, eh. Mumu se la, ya mumu tala, se la mu tala mu, ya capo le mumu, iala, iala, eh. Cane, pippo lambari, la olitalo, iala, iala, eh. Bari se oteli, coi dei tanza, iala, iala, eh. Bau bau se la, ya bau bau tala, se la bau tala bau, ya capo le bau bau, iala, iala, eh. Gatto. Pippo lambari la olitalo, iala iala e. Bari se oteli chi sai tanza, iala iala e. Miao miao siela, miao miao talla, siela miao talla miao, yoko poli miao miao, iala iala e. Gallina, pippo lambari la olitalo, iala iala e. Bari se oteli cana tanza, iala iala e. Cocco siela, cocco talla, siela co talla co, yoko poli cocco, iala iala e. Pesce, pippo lambari la olitalo, iala iala e. Vai se oteli cala e tanza, iala iala e. Siela, talla, siela, talla, gioco poli. Iala iala e. Iala iala e. Bravo! Bravo, visto, lui l'ha indovinata, voi l'avevate indovinata. Bravo Francesco! Allora, la prossima canzone è, anche questa si trova in diverse lingue, tradotta in diverse lingue, è la canzone del ragnetto, quindi tocca a Camilla. Viola, però Viola teglielo tieni, tieni il microfono così te la sai prima. Vai, mettiti il cappellino. Sì, ma tieni la moda anche a te, anche a te, anche a te. Allora, questa è la cosa che ti chiede. Amma, 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 amma
cangalle. Mura, mura, aile, porta pugnetta, anche la città sai, hai la gaeta. Fammi sconforta, che poco me ha. Mura, mura, aile, porta pugnetta. Eina era circa sota minula, veni qua sa hippi, si te tante va. Vieni si l'inicello, che minuscuman. Eina circa sota minula. Saschi pieni, surra, surra va, subito è da culo, si la to usa, e tutto piglia, voglio pure sa. Saschi, saschi pieni, surra, surra va. Ama a chi, tutto è vergogna, vieni in tu lenti, si consuma. A un rincolarsi, la vostra tenta. Ama, ama, a chi, tutto vergogna. Sale, sale. Bravo. Allora. Sì, 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 sì. Il ragnetto sale, sale su nella montagna. Viene il sole, cade giù, si sale un'altra volta. Viene la luna, si fa un pisolino, poi va su. Bravo, Francesco. Allora, la prossima canzone è in due lingue e ce la canta Vittorio. Ho detto il nome, le devo dire dopo. Sì, Fa, o fa. Un po' di farma con le
Allora, senza tregua, la prossima è sempre è una canzone nota. In Finlandia avevano tradotto molte canzoni famose, sono state tradotte in finlandese, quindi questa l'abbiamo un po' mescolata. La canzone è Yellow Submarine. Chi è? Dai. Ma c'è anche la musica? Sta cantando? In the town where I was born, live a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarine. So we sailed up to the sun till we found the sea of green, and we live beneath the waves in our yellow submarine. Kaiki yakola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. Mietit yakola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. And our friends all are born, many more of them live next door. And the band begins to play. Kaiki yokola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. Mietit yokola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. And we live a life for easy, many more of them as only need. Sky of blue and sea of green, in our yellow submarine. Kaiki yokola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. Mietit yokola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. Kaiki yokola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. Mietit yokola yata sarkeman, yata sarkeman, yata sarkeman. Ok, allora, bene, ora facciamo una canzone un pochino più di movimento. La canzone, anche questa tradotta, è Oogie Googie. Sägäte sojenna ja taakse taivota. Sägäte sojenna ja sillä piirrä ympyrä. Sä huugi kuugi tee ja pyöri ympäri ja sitten lopeta. Sägäte sojenna ja taakse taivota. Sägäte sojenna ja sillä piirrä ympyrä. Sä huugi kuugi tee ja pyöri ympäri ja sitten lopeta. Hei huugi kuugi kuugi. Hei huugi kuugi kuugi.
finlandese dell'italiano di Toto Cutugno. Vi mettete giù a sedere? Tutti a sedere. E le parti ve lo passate? Ve lo passate? La versione, il titolo è Olen Suomalainen. Sono un finlandese. Questa canzone è stata presa come simbolo contro il razzismo, quindi è stata molto diffusa anche al di fuori della Finlandia. Dobbiamo ringraziare una mamma che ce l'ha fatta conoscere. On pojan tähden valla, tää koti mullan mainen, mä elämästä laulan. Olen suomalainen. Oi, jospa tietävät maailmalla, mitä voika olla päivän alla. On täällä kansa, jonka kyllis taikan saisi aika monta välttämättä. On täällä monta yksi naista, mutta niin paljon kielet ja rakkautta. Niin etten siitä riitä kertojaksi taulut, eikä ikä voivat lemmellä. On täällä elämä raskasta työtä, ja siinä arvenina on niin myötä. Sen tietää vain yksin suomalainen. On pojan tähden laula, tää koti muulan maine. Mä elämästä laulan, sillä onhan suomalainen. Mä rakkaudesta laulan, on siinä mies ja nainen. Pohjan tähden laulun, elää suomalainen. On tässä maassa itsepäinen kansa. Ystävät, jos pitää toisistansa, ei sinä erota muusivun kuin kuinsi kuole, vaikka vilka valka vai. Me kemme vasta olen sielu suuren, mut siitä nousemme hammasta nurren. Me mutka jälkekään, me mutka kanna sielen, me annasta nutkaan. On täällä elämä raskasta tiltä, ja siinä harvemmin on onni miltä. Sen tietää vain yksin suomalainen. On pojan tähden alla, tää koti mulla mainen.
ma è la master aulan si la oden suo malainen maracadesta l'aula on si la miesi anaine poi antate nalla e la sua malainen. Anzi la miesi a naire, poi antate dalla, e la sua malaine. Bene, ora siamo quasi al finale. Ci sono gli inni, noi siamo in Europa, almeno qualche inno di qualche nazione dobbiamo conoscerlo. E cominciamo con l'inno inglese. Americano, l'America la dobbiamo considerare, non è in Europa, insomma. Can you see by the dawn's early light what so proud we were and the twilight last gleaming whose broad stripes and bright stars.
l'inno tedesco, il canto della canzone dei tedeschi. Uno, due, tre. Ein Schrei tun rechum frei fai Kühles deutsches Vaterland Danach schlass uns alle Strebe Brüderlich mit Herz und Hand Einigkeit und Rechum frei weit Sinn des Glückes an der Fahnd Blüh in Glanzes dieses Glückes Blüh in deutsches Vaterland Blüh in Glanzes dieses Glückes Blüh in deutsches Vaterland Allora, da quello... Allora, ora l'inno alla libertà, la Grecia è la nostra culla, la culla della nostra cultura, quindi è anche un onore cantare quest'inno più forte degli altri. Non poteva mancare. Troppo presto, è che loro lo sanno tutto l'inno francese, ma è un po' lunghetto e non si poteva cantare tutto. Bene, ora ne abbiamo due, tre, poi basta. E abbiamo l'inno finlandese, perché sono 100 anni che la Finlandia ha ottenuto la sua libertà e come popolo è potuto vivere in pace e sviluppare la propria cultura, e noi vogliamo rendere omaggio ai 100 anni della Finlandia. Dovete anche sapere che il Colosseo
il 5 dicembre è stato illuminato di bianco e di blu, come moltissimi monumenti in tutto il mondo, in omaggio alla libertà ritrovata della Finlandia. Allora, mamme, Landi. Abbiamo veramente le ultime due. Uno è l'inno d'Europa, e l'inno d'Europa dobbiamo farlo in latino, perché è la nostra lingua, ok? Allora, vanno tunita e tunita manea, una in libertate pace mundia gea, sempre regnanti in Europa, volus et justitia, et libertas populorum in maiore parte. Civis gloria Europa, opus magnum vocat, stella signa sunt in cielo, aurea iniuntat. Però c'è l'ultimo inno, e questo lo dobbiamo cantare tutti. Facciamo la versione normale, non quella lunga, perché non finisce. Però, dai, ce l'hai. Fratelli, d'Italia,
Veramente un grandissimo applauso, ancora un grande applauso a questi bambini fantastici, ma grazie soprattutto all'insegnante Patrizia Piccinini, grazie veramente. Grazie ancora a Donatella Buonriposi, veramente grazie mille per la sua presenza. Allora, ok, ci vogliono i nomi dei bambini e poi, come vi avevo già promesso, faremo tutti assieme, prima di salutarvi, il giro tondo tutti assieme. Prego. Allora, bimbi, dovete dire nome e scuola. Aspetta, passate del microfono, passo io, vai. Che me lo dici? Francesco. Santa Maria Colle. Leonardo. Senti Antonella. Santa Maria Colle. Antonella fortissima. Marco Santa Maria Colle primario. Diana Santa Maria Colle. Sofia Leonardo da Vinci. No. Vorrebbe. Sarebbe già in grado. Arancio. Vittorio Giosuè Carducci. Nicolas Carducci. Tommaso Giosuè Carducci. Tommaso Giosuè Carducci. Alessandro Giosuè Carducci. Luca Giosuè Carducci. Camilla Giosuè Carducci. Ilaria Giosuè Carducci. Anna Giosuè Carducci. Luisa Leonardo da Vinci. Letizia Leonardo da Vinci. Mirek Leonardo da Vinci. Viola Giosuè Carducci. Martina Giosuè Carducci. Clara Giosuè Carducci. Maia Domenico Chelini. Gaia Giosuè Carducci. Allora, attenzione, prima di fare il giro tondo, io chiamo qui Babbo Natale perché vorrei fare un omaggio a questi splendidi bambini. Vorrei veramente... Babbo Natale! Dobbiamo fare una consegna speciale a questi splendidi bambini. Ce la facciamo? Ok. Un bellissimo libro a tutti quanti. Questo libro è stato donato da Gesam Energia. Grazie a Gesam Energia. Un applauso. Allora, nel frattempo, prima di prepararci tutti quanti, io vi do appuntamento il 31 dicembre, mi raccomando non mancate, per il Capodanno 2018. Ospiti importanti della serata, il DJ Luca Maffei, a seguire la band Gold 5 e ospite d'eccezione della serata, il famoso coreografo ballerino Stefano Bellina e il suo corpo di ballo. In più il cantante emergente G-Tun. Quindi mi raccomando tutti quanti il 31 dicembre in piazza San Martino. E non perdete gli appuntamenti di mercoledì 20 dicembre, avremo sempre qui ad Abbracci di Natale un ospite importante, il soprano Cosetta Gilli e le sue piccole allieve. A seguire anche venerdì 22 un gruppo di bambini bravissimi che canteranno brani natalizi. Quindi mercoledì e venerdì alle ore 17 con Abbracci di Natale. Ok, allora ci siamo tutti in piazza per il giro tondo. Grazie a tutti veramente, grazie ancora e auguri di buon Natale a tutti quanti. Grazie. Ok, ci siamo? E allora giro tondo, auguri di buon Natale.